E buonasera e bentornati ad un'altra giornata di Amazon University Esports. Come sempre Moonboy accompagnato dal buon Karen a portarvi l'azione. Siamo alle fasi finali, ma non ancora finalissime. Oggi la penultima serie di questa edizione. Ieri abbiamo visto il grande trionfo dei Cavalieri di Trieste con il loro 3-0 per acquistare un biglietto d'ingresso per la finale. Ancora imbattuti in questa fase tra gruppi e fase di eliminazione. Oggi così, scopriremo chi li raggiungerà. Così come i Wizards of Mickey, che andranno a militare oggi. Certo, i Cavalieri di Trieste si sono già dovuti cimentare nella loro prima serie al meglio delle 5, ma è stata, diciamo, una passeggiata che ha richiesto un po' di sudore, ma comunque una passeggiata è stata, perché un 3-0 netto ai danni dei loro avversari. I Cavalieri di Trieste hanno dimostrato di essere un team del quale avere paura, hanno dimostrato di riuscire a dimesticarsi nel caos che loro stessi vanno ad importare sulla landa degli evocatori, quindi ci hanno abituato a un clima di gioco molto estremo, potremmo dire. Direi proprio di sì, quel caos, esatto, si trovano a loro agio nel caos, complice un po' il fatto che sono loro stessi a crearlo. Non sono di quelle squadre che punta alla perfezione, alla pulizia, al giocare League of Legends secondo l'ABC. Ti dirò una cosa, io ho un superpotere che è abbastanza inutile, ma in realtà è figo perché è un superpotere, quindi puoi vantartene con gli amici. Se in casa mia una cosa non è al suo posto, so esattamente dov'è. Con una precisione davvero millimetrica, nel portentoso. Senso, se quella cosa che dovrebbe stare su quello scaffale non è su quello scaffale, allora ti saprò dire benissimo che è sotto le due felpe che si trovano di fianco al divano in basso a destra, accanto a quell'altra. Se una cosa non è al suo posto, so esattamente al millimetro dove è localizzata in casa mia. È una cosa molto interessante. Adesso mi chiedo dove tu vada a parare con questo discorso, perché i Cavalieri di Trieste condividono questo superpotere. Okay. Non solo portano il caos sulla landa, ma poi in quel caos sono loro stessi a trovare la via d'uscita. Hanno il superpotere di capire esattamente, a differenza nostra, perché ogni tanto le partite vanno ben oltre lo scibile umano, dove si trovino le risorse della partita, dove andarsele a prendere. E ogni tanto, per quanto questo vada ad eccedere in zelo, è una cosa che da spettatori non possiamo dichiararci tristi. Da caster analitici, sì, perché spesso fanno peccato contro l'umanità, ma quella è un'altra questione. Fanno anche molta ispirazione. Io personalmente oggi ho fatto un bel game di Olaf e devo dire ho preso molta ispirazione dal caro triestino di ieri. Mi sono portato a casa anche una quadra, chi l'ha detto. Secondaria, immagino. Secondaria? Ispirazione. Non poteva iniziare in modo migliore la giornata di oggi. Ma volgiamo un po' lo sguardo anche a quello che sarà lo scontro di oggi di Wizard of Mickey contro l'Università di Bergamo Clusone. Wizard of Mickey, l'hai menzionato, l'altra squadra con un percorso all'interno della fase a gruppi intoccata, 6-0 anche per loro. E vediamo se riusciranno a raggiungere la finale, innanzitutto, ma farlo pareggiando quel record di imbattibilità dei Cavalieri di Trieste. Scopriamolo perché siamo già in selezione campioni per la prima partita, quindi a breve sapremo come si dispiegherà la strategia di queste squadre, dove andranno a puntare e come punteranno al successo, alla vittoria della serie, a tutto quello che queste squadre effettivamente vogliono portarsi a casa oggi. Beh, la serie si apre con un ban su Vladimir, quindi io già di mio sono soddisfatto. Continuiamo con il ban su Diana. Diana è un campione particolare, rimosso Maokai. Oggi abbiamo avuto anche l'onore e il piacere di vedere il debutto delle leghe maggiori del 2021 con l'inizio di LPL, e Maokai come supporto da potere magico è uno di quelli che, come d'altronde da previsioni, ha fatto capolino in competitivo, un campione che bisogna tenere d'occhio. Ci saluta anche Samira. E a Turbo Codigo a questo punto immagino voglia optare per Jhin, che viene infatti immediatamente rimosso. Ok, Kai'Sa open. Abbiamo visto l'importanza di un campione come Jhin già nella serie di ieri, due partite fenomenali da parte di Traitor nelle prime due della serie. Camille sarà la selezione per il primo pick dei Wizards of Mickey, un campione molto versatile e molto potente, ma che ieri abbiamo visto anche molto ben neutralizzato da un ottimo Shen da parte di Emil Yash. Vediamo se ci sarà lo stesso rispetto, lo stesso counter, la stessa volontà di counter da parte dell'Università di Bergamo Clusone, oppure se hanno qualcosa di un pochino più speciale in serbo. Questo Gragas non così comune oggigiorno, ma
sono sicuramente contento che sia rispuntato fuori. Beh, Gragas sta prendendo la sua importanza da quando è tornato ad essere un flex pick a tutti gli effetti, ma non più adesso dalla giungla, dove è il suo ruolo più bistrattato ancora possibile, ma non il ruolo che vorrei vedere specialmente contro Olaf, che è stato bloccato dall'altro lato. Gragas attualmente è un flex top to bot molto buono, ottimo supporto, ottimo top laner, e in entrambe queste forme ha la flessibilità di build tra quella tankosa e quella basata totalmente sul potere magico. Può diventare un enabler, così come può diventare un mago da burst. Quindi è un campione che bisogna tenere d'occhio sulla sua avanzata competitiva. Il power budget delle due draft per adesso è molto molto alto. Hanno scambiato tre campioni ambo i lati, che sono al top, i fiori all'occhiello del meta attuale. La corsia inferiore vede bannati Samira e Jhin, e quindi inserite Kai'Sa e Miss Fortune. Olaf in giungla, solidissimo ora come ora. E Yone per Song Change, che sappiamo essere stato, anche in maniera abbastanza importante, spesso il carry di questo team. Infatti quel ban su Vladimir è un ban a uomo, perché ricordiamo che cosa Song Change ha fatto con Vladimir durante la stagione regolare. Da una partita pregna di citazioni sicuramente, e pregna di violenza sotto molti aspetti. Voliver sarà la quarta selezione dell'Università di Bergamo Clusone, dall'altro lato Alistar e Annie a chiudere la draft. Annie che sembra quindi dirigersi sulla corsia centrale per rispondere proprio a quello Yone, con vediamo da un lato il fratello ioniano, quello che è ritornato fin dal regno dei morti, uno forse delle massime espressioni di meccanicità e fluidità, è uno di quei campioni che ti piace vedere perché sono complessi, sono mobili. E poi Annie sì, che è un po' la scena di Indiana Jones, è un po' Yone con la katana che inizia a fare fiorile, prestigiri, e Annie che gli spara il Tibers in faccia. Stordimento, metà vita che se ne va. Vediamo, è un sembrava un inizio di draft per Wizards of Wiki anche molto simile a quello che ci avevano presentato gli stessi Cavalieri nella prima partita della serie di ieri, esatto, con quell'Olaf, con la Camille. Ovviamente Miss Fortune arriva un po' a compensare la mancanza di quel Jhin, però poi è arrivata una leggera variazione sul finale. Sì, devo dire che Annie mi sorprende abbastanza, anche perché chiudendo con Alistar la draft dei Wizards of Mickey mantiene il suo power budget elevatissimo. Alistar che trova però Janna dall'altro lato, quindi uno dei counter pick più storici del campione. Se Janna è una Janna con una chiarissima idea di quello che sta facendo, Alistar non sarà autorizzato ad avere una fase di corsia, e questo è abbastanza pesante quando Alistar comunque vorrebbe poter ingaggiare e Janna semplicemente non glielo permette in nessun modo. Kai'Sa devi stare attento a non farla scalare, perché comunque Miss Fortune, per quanto sia un campione molto in meta, che riesce a prendere dal suo potere di priorità di corsia un vantaggio che poi va a scaricare nel mid to late game, late second build da critico, quindi con Tempesta Impetuosa, Kai'Sa dall'altro lato è molto più solida. Kai'Sa in questo momento, al di là del debutto competitivo di Kai'Sa, che oggi ha lucidato i miei occhi, One Fang, il nostro Gianfranco, che aveva infiammato i cuori dei nostri spettatori durante il mondiale, ha avuto due partite consecutive prive di morti. Yeah. 9-0-2 e 10-0-10 la scoreline definitiva, con due game consecutivi di Kai'Sa. Mia personale opinione è che Kai'Sa sia attualmente il tiratore competitivamente più forte disponibile in gioco. Abbiamo visto d'altra parte che Kai'Sa, quando è nel meta, quando è utilizzabile, è anche molto prediletta da molti AD carry quando si parla della scena competitiva più che altro. Abbiamo tutti le memorie del mondiale di un paio d'anni fa, Kai'Sa, Xayah, quando quei due campioni funzionano bene, molti AD carry amano giocarli perché ti aggiunge quella capacità di playmaking, quella capacità di non doversi appoggiare troppo sui propri alleati. Non sei un AD carry immobile, fragile, hai l'invisibilità di Kai'Sa o il potenziale, esatto, di riposizionarsi con la sua suprema, il self-peeling del tumulto di piume di Xayah. Insomma, molte possibilità che ti rendono anche un po' più indipendente, un pochino più padrone del tuo stesso ruolo. Quindi la differenza principale tra i due campioni però stava nell'itemizzazione. Già. Lì dove quella di Kai'Sa è sempre stata definita da una tombolata tra amici, quella di Xayah era molto più comandata dalla necessità del predatore d'essenza, che quando è stato modificato purtroppo ha rimosso il campione stesso dal meta, così come la sorella di build, ovvero Sivir. Due campioni che sono al momento sotto i riflettori di Riot, quindi se siete dei main Kai'Sa, scusate, se siete dei main Xayah, se siete dei main Sivir, sappiate che Riot sta cercando un modo di riportare i campioni in meta indipendentemente dal predatore d'essenza, quindi tranquilli, potete stare tranquilli tutti e tre i main Xayah che ci stanno seguendo in questo momento. Ma come? Con così bel campione? E anche il main Sivir, che sappiamo ci segue sempre, che salutiamo anche, ne approfittiamo. Ma detto questo... Sì, io ero main Sivir quando era la vecchia Sivir addirittura. Quella tipo... Quella vecchia, quella che aveva il ricochet con il toggle.
Xina con il ferro da stiro attaccato ai gambali, al ginocchio, neanche, non era neanche il piede il ferro da stiro. Era una caffettiera ambulante, ma aveva delle meccaniche molto simili a quelle di adesso, però sicuramente il rework, rimodernizzamento, la rimodernizzata. Non ho ancora votato in realtà. Come non hai votato? Non ho ancora votato, ma penso che voterò Shyvana, perché voglio vedere Shyvana più nuova, più potente, più drago, sì. Ok, beh, la fantasia del drago ci sta, anche perché effettivamente un rework di Shyvana potrebbe trasformare la Viverna effettivamente in un drago, il che almeno ci porta a non dover sottolinearlo ogni volta. Sai cosa? Io apprezzo molto la situazionale e molto particolare violenza che deriva dalla build di Shyvana AP, però sì, la vedo molto poco narrativamente uniforme all'identità di un campione come Shyvana. Quindi, per quanto mi dispiacerebbe molto, per quanto l'abbiamo sempre apprezzata, così come quando era Tristana AP, quando c'erano tutte queste altre masterie AP, build molto particolari, molto curiose, però voglio vedere qualcosa di un pochino più uniforme a quello che effettivamente è il desiderio di diventare un drago e squarciare gli avversari con i tuoi artigli, non da lontano. Come skin line, che cosa hai votato? Non ho votato, ti ho detto. Giustamente, ancora, giustamente, pensavo almeno... No, niente, peccato. Quale voterai? Penso che non ricordo i nomi, purtroppo. Penso mi ispirava quella un po'. Non è la Crime City, perché la Crime City è. No, è Crime City Nightmare. Crime City Nightmare, quella. Quella gli orrori di Eldritch. Esattamente, esattamente. C'erano gli orrori di Eldritch, i capipalestra Pokémon, sì, e i Daddy Mommy. Sì, esatto. Esatto. Sì. Gli orrori Eldritch, penso, okay, che quella sarà la mia scelta. Ma. Dovrò rimediare quando torno a casa. La skin line aveva Daddy Malzar, quindi per me, dato che è il mio campione principale, ovviamente, non potevo fare a meno. Ma nel frattempo, chiacchiere a parte, siamo pronti per entrare nella prima partita della serie di oggi. Ricordiamo la Best of 5 tra Wizards of Mickey, Università di Bergamo, Clusone. Si parte ovviamente sullo 0-0, ma chi riuscirà a portarsi a casa il primo punto? Vedremo, le due draft sono molto interessanti, come abbiamo già sottolineato, entrambe con un interessante power budget, colpiti 4 dalla prima ascia di Olaf, che già va ad accumulare sul tabellone dei danni importanti all'interno della partita. Beh, quello è un valore non indifferente, con una sola ascia il DPM di Meruem già inizia ad impennare. Stavo un po' trattenendo il respiro perché... Anche perché non ci sono minuti sul tabellone, quindi già il concetto di DPM viene un po' meno, non scoccato ancora il primo minuto. Vai a dividere quei 100 danni per 0 minuti. Quello renderebbe l'universo un pochettino instabile, ma evitiamo per adesso. Andiamo a vedere come si vanno a disporre dall'altro lato gli universitari di Bergamo Clusone, perché comunque allora è una composizione che vorrebbe prendere tempo. Hai due campioni che possono ingaggiare molto facilmente, Gragas e Volibear, ma vorresti che fossero un fulcro per permettere a Ione e Kai'Sa di arrivare in fasi centrali e tardive di partita molto in forma. Certo. Vuoi che la partita non ti esplode in faccia troppo in fretta. Assolutamente. E inoltre non abbiamo nemmeno menzionato un po' la conferma finale di quel Gragas sulla corsia superiore e Volibear in giungla. Qualcosa di perfettamente viabile, perfettamente funzionale, ma forse non la combinazione che la maggior parte ormai degli appassionati di League of Legends sarebbero aspettati, soprattutto a seguire quello che è stato il meta per così tanto tempo. Quantomeno non quella a cui siamo stati appunto più abituati. Esatto. Gragas ormai si sta portando sulla corsia superiore come campione da potere magico. Lo stiamo vedendo discretamente spesso come pick in Camille. Non perché sia effettivamente un counter pick, ma perché è un pick abbastanza comodo. Camille, puoi cercare almeno di mettere giù dei danni importanti e con un jungler in grado di gankare in fretta e in maniera incisiva come Volibear, questo può darti vantaggi in early game e sappiamo quanto Camille sia triste di soffrire il guadagnare lo spike a due oggetti. Annie in corsia centrale va ad accumulare un'ondata che penso comunque Some Change sia felice di assorbire nella sua metà campo. Some Change non vuole pushare contro Annie, non vuole esporsi contro Annie. No, per adesso sei uno Ione, non hai bisogno di metterti in gioco così presto, ti accontenti di accumulare un po' di potere e fare capolino quando invece avrai un qualche oggetto nel tuo inventario, un pochino di power budget. Parliamone un attimo degli oggetti di Ione, perché comunque dobbiamo discutere del fatto che Ione ha ricevuto dei cambiamenti dedicati nella 11.1, patch nella quale si sta giocando il competitivo, semiprofessionale e professionale che sia. Adesso ogni oggetto vede la sua possibilità di critico aumentata del 150%. Lo si scatto, combatte. L'ultimo colpo della Q di Ione purtroppo non trova il knock-up ai danni di Annie, e quindi che anche danno. L'ingresso di Volibear si manifesta un po' vano nel tentativo di aggredire il mid lane avversario. Buoni danni, come detto, in risposta alla parte di Annie. Trova anche lo stordimento, ma inizia a scarseggiare un po' il mana, quindi il trade non potrà essere prolungato.
Nel frattempo Gianna continua con il suo pattern di Arras fastidiosissimo, quel campione contro Alistar, può gestirlo fin troppo bene in fase di corsia, ne abbiamo già parlato. Questo sta permettendo a Kai'Sa di outfarmare e gestire bene la priorità già nei confronti di quella Miss Fortune, nonostante la build da Cometa e Lacrima che avevamo già indicato più riprese essere quella per prendere priorità di corsia. Sull'altro lato della mappa invece Volibear ha raccolto largo granchio, si porta in una posizione che potrebbe voler favorire un dive, poco mana e poca salute per Camille, quindi perché non provarci? Ma Gragas ha bisogno di pulire quella linea di minion, ha bisogno che i propri vadano sotto torre e non ha il mana per farlo, di conseguenza si andrà a resettare lo scenario. Reset totale, anche se Volibear era in un'ottima posizione, forse livelli 4 ancora un po' rischioso avvicinarsi a quel dive. Sappiamo che però qualora l'Università di Bergamo Clusone voglia riproporre uno stile del genere, raggiunto quel livello 6, la Suprema di Volibear gli permetterà di disattivare le torri, procedere quindi con un'azione molto più tranquilla, molto più liscia, molto più priva di rischi. Le chiedo perdono, tubi di pietra, tubi di pietra. Torri, sono attualmente tubi di pietra. Beh, tu hai il tormento Lili Andriolle torri, ognuno è un po' radicato al passato. È vero, anche questo è vero. Detto questo, sulla corsia inferiore abbiamo un congelamento da parte di Itzer e Toporagno. E Toporagno, se riesce ad applicare questo pattern di congelamento di corsia nel momento in cui già ha un vantaggio di quasi due ondate nei confronti di Miss Fortune, parlavamo di fasi di accumulo, parlavamo di una Kai'Sa che vuole avere successo in questa fase di accumulo, per ora lo sta avendo, a tutto tondo. Una fase di early game molto tranquilla, che non vede per adesso ancora uccisioni, ma piano piano 200 gold sul tabellone circa vanno a crearsi di vantaggio per la squadra di Bergamo Clusone. Vediamo quanto saranno in grado anche i loro avversari di opporsi un po' a questo game, perché l'hai menzionato, l'early game deve andare piano, vuoi lasciare il tempo a Yone e Kai'Sa di prendere i loro oggetti, diventare forti e poi poter travolgere i fight. E per adesso sta andando tutto esattamente come vorresti. Questo Olaf forse ha bisogno di attivarsi un po' di più. Anche questa Annie, magari raggiunto il livello 6, potrebbe iniziare a cercare un po' più di azione. Ma sembra esserci un incontro tra i jungler attorno al drago. Un drago startato da Olaf, ma costretto subito all'interruzione. Un Ashe che colpisce e toglie non pochi danni a Janna, ma in risposta all'aggressione costringe subito Meruem a flash difensivo e scatta la schermaglia. È però un 4 contro 3 per adesso a favore dell'Università di Bergamo. È arrivata anche Annie. Anche qua però il mana non c'è, la Suprema nemmeno, e quindi sarà una rapida ritirata con un sacco di summoner spell spese da un lato e dall'altro, addirittura tutte e quattro quelle della botlane di Bergamo impegnate. Già, abbiamo il flash da parte di Meruem, che è l'unica cosa che va a compensare, anche se di poco, la spesa di summoner avversarie. Tutte e quattro le summoner della bottom lane di Clusone sono state attivate praticamente all'inizio dell'azione contemporaneamente. È stato proprio protocollo pugno sulla tastiera per cercare di rendere lo scontro iniziale. La problematica di questa aggressione sulla corsia inferiore riguarda però di più i Wizards of Mickey, perché ci sono due fattori che dobbiamo sottolineare. Il primo, Annie è arrivata senza mana, Annie è arrivata per seconda. Questo perché? Perché si torna al secondo fattore, adesso si passa più che si torna. Yone sta outfarmando Annie, ha più priorità di corsia di Annie. Questa è una situazione che non dovrebbe avvenire. Non è da un campione corpo a corpo che vuoi soffrire così tanto la fase di corsia se sei Annie. E c'è da menzionare anche che guarda il setup dei due giocatori. Annie ha già utilizzato un teletrasporto, ha già fatto un primo reset in base, vediamo quel sigillo scuro nel suo inventario, mentre Somechange con quello scuro di Doran non ha fatto ancora il primo ritorno, ancora un bel po' di soldi in tasca che andrà a spendere per ripresentarsi ancora più forte a queste schermaglie. Magari se l'avesse fatto prima, questa schermaglia poteva dare un risultato ben diverso. Sono incuriosito dal vedere come si andrà a tradurre questa fase di corsia, perché continuo a pensare che Somechange ci stia davvero regalando spettacolo in questo early game. Per quanto sia un early game da 0-0 e siamo ancora al quinto minuto, quindi in una fase molto primordiale di partita, gli spostamenti, la microgestione della fase di corsia da parte dell'Università di Bergamo è sintomo di un team preparato. L'abbiamo visto intanto nella gestione del congelamento da parte di Gianna e Kai'Sa. Vantaggio in farm, decidi di ampliare ulteriormente con un congelamento che porta una linea comoda per Gianna per poter continuare ad arrassare gli avversari senza subire a sua volta un ingaggio da parte di Alistar. Gianna abbastanza facile identificare la volontà di ingaggio e rispondere con un tornado difensivo. Per quanto riguarda Miss Fortune, una build da priorità di corsia che non ti sta dando priorità di corsia, e ancora non abbiamo informazioni sulla traduzione. Voglio vedere se sarà faretra solare o effettivamente letalità per andare a cercare di aggredire di più nel mid game. Letalità potrebbe essere una scommessa difficile da sostenere economicamente in questo game. E Meruem, quell'Olaf, ok, siamo stati viziati da Demon ieri, quindi e dalla mia solo Q.
ok, siamo stati viziati da Demon ieri e questo ci porta ad avere dei parametri di perfezione un po' troppo elevati, anche perché comunque ultimamente stai giocando insieme a me a Wild Rift e sappiamo che questo ti sta facendo capire effettivamente come si giochi a quel gioco grazie alle mie performance, ma detto questo dovremmo essere a breve pronti a rientrare in partita perché la pausa sembra essersi sbloccata con un reingaggio tra l'altro da parte di Alistar. Si parte immediatamente con Alistar che aveva mantenuto quelle summon spell e quindi può permettersi di scattare in avanti, portare una kill al suo AD carry, ma arriva il follow up anche del duo mid jungle del team avversario. I danni di risposta però non sono abbastanza e sarà Alistar stesso a portarsene un'altra a casa. 3-1 per i Wizards of Mickey, la partita si accende con il botto. Sì, questo non è il reingaggio che mi sarei aspettato. Inizialmente Kai'Sa era in una posizione comoda in uscita dal fight, ma appena ripresi dalla pausa, pausa tecnica che sembra aver giovato alla strategia dei Wizards of Mickey, perché trovano la grinta per reingaggiare all'istante e demolire gli avversari con una kill di ritorno su Yone. Ok, comodissima, però guarda come hanno distribuito dall'altro lato. Una kill su Miss Fortune, una kill su Olaf, l'hai detto, quest'Olaf deve partire un po' meglio se vuole rimanere all'altezza di quello che abbiamo visto ieri. Ora, forse quello sarà un po' difficile, però 1-0-1. Dagli tempo, diamogli tempo. Già ben più soddisfacente. Ah, il piccone si sta tra l'altro portando verso la frusta dei picchi di ferro che andrà ad esasperare la sua velocità di clear della giungla, dove già comunque vanta un buon vantaggio sul tabellone con quel 42-32 nei confronti di Volibear. E Volibear, per quanto anche lui sia veloce a pulire, nessuno in questo momento regge la velocità di clear di Olaf. Forse Lilia è una delle pochissime che può stargli dietro, ma non è in questa partita. No, assolutamente. Quindi per adesso il vantaggio in gold che stava dal lato dell'Università di Bergamo Clusone è stato completamente, o era stato completamente pareggiato, prima che adesso riuscissero ad artigliare nuovamente qualche CS dalla loro, ma parte un nuovo lane gate, sotto Paragno, stordito, lanciato in aria, danneggiato pesantemente dalla duo lane avversaria. Itzer però con la sua agenda risponde al fuoco, Turbo Codigo sarà costretto a una rapida fuga, ma non ha niente dalla sua, quindi una ritirata con la coda tra le gambe, meno di 100 HP. Janna è micidiale in questo momento, è un campione che se perdi un attimo di vista ti rendi conto che è stata lei a gestire il trade in 1v2 e qui stava uccidendo Miss Fortune con un'intenzione di ingaggio da parte di Alistar che era anche buona, non fraintendete, perché comunque si era reso conto che inizialmente Itzer aveva utilizzato i suoi cooldown per arrassare Miss Fortune. Questo significa che non erano disponibili in senso difensivo e che quindi Alistar fosse libero di ingaggiare contro la fragile bottom lane di Clusone, che però fragile ok, ma va a scambiare questa fragilità con un pochettino di danno grazie a Janna. E non ha neanche il mandato imperiale, perché quella sarebbe stata kill se no. Abbiamo solo gli specchi di vetro di Bendel. Già siamo a fasi ancora molto acerbe di partita. Scambio di obiettivi neutrali nel frattempo. Bergamo si prende il lato inferiore con quel drago dell'oceano. Wizards of Mickey invece si portano a casa il messaggero. Uno scambio che deve ancora rivelare il suo vero vantaggio, la sua vera parità, ma occhio ai midlane, scissione spirituale, Rashomon, Somchange punta direttamente all'aggressione, i danni si accumulano ma non c'è illusione, non ci sono i danni per chiudere la kill su Iaggio che riesce quindi a salvarsi. Anche perché siamo solo a livello 7 di Yone, questo significa che ancora sta cercando di massimizzare la sua Q, non ha abbastanza punti sulla scissione spirituale per tradurre la percentuale di danno in un valore abbastanza alto da cercare il burst. Oh, arriva il T-Burst, arriva lo stordimento, Somchange cerca il colpo gobbo, ma il flash di Iaggio ancora presente, lo porta in salvo. E sarà nuovamente Alistar a chiudere la kill, portandosi su un 2-0-1 e una bella taglia sulla sua testa. Scherzi con il toro, ti becchi le corna, è un toro in pigiama, quindi sì, tendenzialmente pensi di poterci scherzare abbastanza tranquillamente, ma non è questo il caso. Tra l'altro un grosso malus sulla corsia inferiore per Turbo Codigo che non ha preso Miss Fortune in pigiama per abbinarsi al suo alleato di corsia. Purtroppo il pigiama party dovrà essere quindi rimandato a data da destinarsi. Detto questo, Itzar va a creare copertura comunque sul ritorno di Alistar verso la corsia inferiore. Lume di controllo, però Turbo Codigo inizia ad arrassare Topo Ragno e devono comunque cercare di correre i ripari perché Alistar, ok, ha neanche rallentato il suo giro, l'hai costretto a prendere una strada secondaria, ma comunque adesso è lì e la sua capacità di ingaggio è presente. Con quegli stivali della mobilità Alistar ottenuti grazie ai primi trade dove ha raccolto una kill di troppo, però l'ha spesa bene. Alistar è uno di quei campioni con degli spike molto ben precisi all'interno della sua build
e prendere una kill, anche quell'esperienza che vai a guadagnare in quei fight prolungati. Alistar è comunque felice. Già. Combatte per largo granchio adesso. Perché non ci sia molta volontà. Turbogorico però lasciato da solo, non ha il flash a sua disposizione, dovrà affidarsi ai suoi alleati. Ecco che arriva Alistar in soccorso. C'è ancora la guarigione utilizzata in modo difensivo. Topo Ragno finisce preda dei proiettili dall'altro lato. Cerca di fare la differenza all'Università di Bergamo Clusone, ma ecco che arriva Annie per chiudere la seconda kill. E l'inseguimento potrebbe portarne altre. Videri Mazer battono in ritirata sotto la loro struttura, ma parte il dive. Alistar sta stancando la torre. Niente da fare. Ancora non si vuole avanzare. Sono però 2-0. Pulitissimi. L'avevamo visto prima una volta, l'abbiamo rivisto adesso. L'Università di Bergamo Clusone si fa prendere dalla fretta. Tira troppi pugni sulla tastiera. E spiego questa frase meglio dopo, perché adesso si combatte di nuovo. Già, un incontro tra i jungler che vede ancora una volta Meruem prendere il sopravvento. Vidrin forse vorrebbe puntare allo scontro prolungato, il sustain dalla sua W, ma Annie non gliene permette. Questo orso è stato abbattuto da un suo consanguineo, ma occhio sulla top lane. Il pallonetto di Gualba con il barile esplosivo cerca di rispedire STB Weakside sotto la torre, non ci riesce. Camille dovrà trovare il sustain, dovrà trovare la fuga, impossibile. Gualba chiude la kill. Devo dire che avrebbe potuto cercare qualche schivata in più, magari con l'ultimatum Hextech Camille, ma ha deciso comunque di cedere la sua vita. Si è reso conto che non c'era via di fuga. Forse non avrebbe neanche dovuto flashare in tutto quello che è successo, perché comunque il pallonetto l'avevi già definito, era stato eccellente da parte di quel Gragas. E qui abbiamo anche visto l'importanza di Gragas sul mezzo oggetto nei confronti di Camille, come può rispondere in corsia a quel campione che non sembra più avere tanti matchup negativi come un tempo. Ma torniamo al discorso corsia inferiore, sul perché troppi pugni sulla tastiera. Quello che è stato il ritorno di fiamma rivolto all'Università di Bergamo Clusone riguardo alla loro bottom lane è stato dato da una Kai'Sa che ha premuto troppi tasti subito. È arrivato lo sfinimento per cercare di ingaggiare su Miss Fortune, subito dopo anche l'istinto omicida da parte di Kai'Sa stessa. Troppi cooldown sprecati, e quando c'è stato il controingaggio con Alistar e con Olaf non avevano più niente per salvarsi. Non c'erano strumenti di peeling, e il monsone di Janna, per adesso che non hai mezzi di amplificazione di guarigioni o di scudi, può fare ben poco. Ancora una volta però su questa corsia centrale ci si aggira un po' sul limitare dell'aggressione. Lo stun è pronto per Annie, quella ulti anche disponibile. Eccola che arriva, infatti, danni enormi su Yone, ma questa volta Rashomon va a vuoto, ma ci sono gli alleati necessari per chiudere comunque la kill. La serie interrotta va nelle tasche di Some Change, e anche se deve fare i conti con un Timbers decisamente arrabbiato, non sembra essere troppo difficile per lui la via di fuga. Meruem addirittura si avvicina alla torre per cercare di dare il colpo di grazia, ma rischia pesantemente, costretto a un Ragnarok difensivo per avere salva la vita e salva la ritirata. È una kill pulita qua per Bergamo. E in tutto questo l'asserzione di dominazione da parte di Janna, che scuda la torre invece che gli alleati, giusto per dire: non avevo neanche bisogno del mio occhio della tempesta. Guardate, difendo la torre piuttosto. Scuda la torre, fornisce AD bonus alla torre, che quindi fa più danno nel dive. True. Vero, vero. È per dissuadere il dive, tutto lì. Tutto legittimo, lì. Assolutamente. Scissione spirituale, questa volta la Q connette, niente da fare per Meruem. Se non è l'ultimo affondo di Ione a dare il colpo di grazia, sarà il rinfoderare la katana. Ma quella è un'altra kill incassata per Some Change, che adesso 3-2-0 sta facendo notevoli passi avanti con questo pesante carry da mid lane. E inizio ad avere delle notizie tristi se i Wizards of Miki vogliono raggiungere la finale in tonsi come i Cavalieri di Trieste, perché l'Università di Bergamo Clusone sta iniziando a mettere i proiettili all'interno delle proprie armi. Qui vediamo Yone che si sta avvicinando al primo oggetto da critico, non sappiamo ancora di quale si tratterà perché non c'è una traduzione indicizzante da quel punto di vista, ma Kai'Sa 0-2-1 e ha già l'uccisore di Kraken. Un altro tentativo di aggressione da parte di Some Change, risposta obbligatoria sembra da parte di Annie con la sua Suprema. Some Change può giocare un po' con il baitare anche cooldown avversari, ma adesso deve stare attento perché nuovamente Alistar nelle vicinanze, lo stun con il flash di Annie potrebbe nemmeno servire l'ingresso di Alistar, ma giusto per incassare un'altra kill e un'altra taglia. 3-0-4. Alistar ormai è come nomen padrone di questa partita. È il momento, deve andare full AP. Oh no. Deve, ne abbiamo parlato ieri. Adesso è legalmente obbligato. Beh, io sono tendenzialmente più fan dell'Alistar full AD, se proprio devi optare per una versione aggressiva, perché vai a puntare tutto sui pugni, l'1-2, lo rendi il Muhammad Ali della landa degli evocatori e siamo a posto. Vola come una farfalla, pungi come un'ape. Secondo me il campione che in questo momento più si avvicina a Muhammad Ali a livello di filosofia di combattimento è Teemo. Ok. L'ape Teemo. Beh, ma Muhammad Ali star. Non importa.
Tentativo di steal sul messaggero, purtroppo va un po' vuoto da parte di Gualma, che vede comunque l'occhio andare nelle tasche dei Wizards of Mickey. Meruem che adesso sta iniziando a recuperare un po' all'interno di questa partita, le prime azioni non erano andate benissimo, ma adesso sta tornando ad essere in forma con quell'Olaf. Il succhiasangue è dalla sua, è riuscito a pulire molto in fretta quel messaggero e adesso Toporagno rischia non poco. Giro largo da parte di Alistar, arriva dalle retrovie, Toporagno costretto a una suprema difensiva ottima per riposizionarsi in maniera difensiva, ma some change, questa volta la scissione spirituale non ti porterà da nessuna parte, sarà proprio Meruem a raccogliere la kill, pareggiando quindi il suo score con quello del suo mid laner. Grande sinergia. Vanno sulla corsia centrale adesso ad evocare istantaneamente il messaggero per la struttura, potrebbero premere fino a quella interna perché comunque di evocazioni dalla propria ne hanno non poche. Meruem si tanca un po' di colpi di torre, potremmo dire che sta proteggendo l'ondata e il messaggero, sappiamo non essere vero ma lo diciamo per dovere di cronaca, messaggero che tira la testata anche su quella interna, una corsia centrale demolita da questo gank. Già, e la difesa tarda un po' ad arrivare. Purtroppo Bergamo non era bene in posizione per rispondere a questa aggressione. Questo vale la prima torre della partita, Wizards of Mickey. Siamo a 16 minuti, soltanto adesso cade. Quindi a livello di obiettivi, piano piano, anche loro iniziano a rispondere. Perché Bergamo per adesso ha conquistato entrambi i draghi, rivelando quella che è stata una landa della nuvola. Per ormai sembra l'ennesima volta in queste due giornate. Anche ieri siamo partiti con, se non erro, due lande della nuvola. Penso che sia Olaf a portarle su di sé. Quella landa è così dannatamente efficace su Olaf. Sì. Tentativo di aggressione che potrebbe aver appena piazzato Alistar in una posizione un po' scomoda. Alistar che però sfrutta bene il buff al sogno di Shurelia, che è stato inserito, no, che non è tra l'altro neanche più sogno di Shurelia, ma è il canto di guerra di Shurelia. Però E questa combo va a segno. Oh, la protocintura purtroppo non trova il bersaglio. Anche protocintura che non è più proto, ma Somchain cerca di rispondere al fuoco e trova la serie interrotta su Alistar. Preziosissima questa uccisione. Nel resto dello scontro però è un 4 contro 2, anzi un 5. Aggiungici quel barile esplosivo dalla distanza. L'Università di Bergamo Clusone risponde a tono a quello che sembrava essere Wizards of Mickey, che volevano conquistare qualcosa. Doppia serie interrotta per Somchain con il suo Ione. Disastro per i Wizards of Mickey. Ed è qui che il tabellone inizia a prendere un significato importante, perché quando avevi vantaggio in kill sui tuoi avversari, ma un terzo delle tue uccisioni erano finite sul supporto, questo significa che purtroppo le risorse sono bilanciate molto male sulla bilancia per cercare di affrontare degli avversari che invece adesso stanno scalando. Some Change non ha dovuto neanche spendere il tempo di ricarica del suo arco scudo immortale. E in tutto questo, Gualba con Gragas sta giocando una top lane meravigliosa, ottimo lo spostamento. Sfrutta il buff ai calzari della cume di Ionia, perché Gragas top da potere magico vuole una cosa, riduzione ricarica, tra dare con la sua combo il più in fretta possibile. Oh, a proposito di combo, che ingresso quella parte di Alistar, il Rashomon ancora inutilizzato, finalmente si vede espresso, ma con una triste fine. La serie interrotta viene raccolta questa volta da Turbo Corrigo con la sua Miss Fortune. Arriva anche Weakside per cercare di proseguire l'inseguimento ai danni di Gianna. Purtroppo il rampino non è dato segno, quindi Itzer riuscirà tranquillamente ad allontanarsi senza sudare troppe camicie. Un piccolo inciampo qua per la mid lane di Bergamo, che era partito alla grande, soprattutto in quel trade, portandosi a casa una valanga di risorse. L'hai detto, forse il migliore dei casi per Bergamo Clusone. Gli avversari hanno raccolto kill sul supporto, tu hai trovato lo shutdown che il supporto si era guadagnato e l'hai piazzato sul tuo carry più importante. Ma non anche per una manovra di strozzamento, cercano di prendere quante più risorse dalla giungla avversaria in questo allontanarsi dalla metà campo nemica. Una volta trovata la pressione, una volta trovata la struttura e adesso trovato anche il drago. Certo, la strada è lunga per un'eventuale anima elementale portante con 4 draghi della nuvola, però Olaf è già felice di averne preso uno dalla propria. Ed è anche una landa a livello di conformazione che favorisce parecchio il campione. Sì, direi che come abbiamo già menzionato anche ieri, Olaf grande amante del non avere muri davanti a sé, quindi forse tra tutte predilige anche la landa infernale per poter tagliare più facilmente la strada, trovare manovre di flanking o anche semplicemente navigare teamfight nelle specifiche parti di mappa un po' più comodamente. La landa della nuvola però aggiunge quella velocità di movimento che per Olaf emana dal cielo. Adesso Gualba sulla corsia inferiore inizia a minacciare anche tanto quella Camille, una Camille che comunque vuole lottare a lungo, quindi opta per la virtù della triade. Contro Gragas l'annientatore divino non è la migliore delle scelte, scaricare danno in fretta contro un campione che comunque può optare per fonti di riduzione danno come la furia ubriaca di Gragas non è una cosa comoda. Quindi Camille punta al danno sostenuto, è la build giusta quando stai affrontando questo tipo di lane, ma il problema è che intorno a quel Gragas, che comunque l'abbiamo detto, per quanto capace di burst con questa build, è un abilitatore, è un campione
con dei forti controlli, il team sta crescendo. 5 morti per Ione, ok, ma anche 5 uccisioni. Abbiamo già il frammento d'infinito e l'arco scudo immortale, quindi abbiamo il 100% di possibilità di critico, che adesso Ione dalla 11.1 ottiene di nuovo con 2 oggetti. Più che altro, sì, hai menzionato 5 morti ma anche 5 uccisioni, e considerato che il power budget di un campione come Ione va a distribuirsi prevalentemente sulle fasi finali di una partita, più si va avanti più diventa forte. Pensavo vederlo uscire più sulle morti che sulle kill, perché... Beh, in certi sensi è vero, perché uno Ione che è 5-5 a 20 minuti, ti aspetti che a 40 minuti non sia 10-10, ma un 20-10, se vuoi mantenere la proporzione. Sì. La crescita sul suo potere, sulla sua forza e quindi sulle uccisioni che dovrebbe riuscire a trovare sarà esponenziale nel corso della partita. Mettiamola non riuscire così ad affossarla troppo... Mettiamola così, in early game prendere kill molto più importante che cedere morti. Per esatto, Ione. Preferirei un Ione 5-5 a 1-0-0. Ti serve prendere risorse in fretta, specialmente adesso che lo spike è stato ristabilito sul secondo oggetto. Parlando di secondi oggetti, abbiamo una Kai'Sa che non va a chiudere il collezionista, decide di utilizzare il lungo pugnale seghettato solo per l'evoluzione della pioggia di Kathia. Occhio adesso a Dalistar. Piccolo inseguimento, sembra che la risposta ci sia comunque. Lanciato in area Olaf, Ragnarok arriva un po' troppo tardi e si lancia un inseguimento che potrebbe rivelarsi scomodo in questa strettoia. Infatti appena si manifesta anche la presenza di Ione, si decide presto per il disingaggio. Niente di investito se non qualche suprema qua e là. O meglio, soltanto quella di Olaf. Sì, sembrerebbe di sì. Comunque un inseguimento che non avrebbe portato a molto, considerando che, ok, Ragnarok era arrivato un po' tardi ma era lì disponibile, quindi non avrebbero chiuso con dei controlli sul matto vichingo berserker. Vanno a pulire visione intorno al barone, questo inizia a mettere un pochettino di ansia sui Wizards of Miki e decidono immediatamente di ingaggiare sull'obiettivo. Questo però potrebbe essere piuttosto pericoloso. Non c'è tantissimo danno percentuale se non quello di Kai'Sa, però adesso che la vita del barone è bassa inizia a lavorare bene. È molto bassa e c'è sempre la possibilità di voltarsi, ma Annie si tuffa nell'azione, lancia il Tibber, il Baron scende sempre più in basso, sarà alla fine conquistato da Bergamo, lo smite di Olaf arriva troppo presto e il fight che segue sembra andare ancora meglio per loro, una kill dietro l'altra, 4 sono le uccisioni confermate più quel Baron a condire il tutto, disastro per i Wizards of Miki. Completamente annichiliti, e adesso parlavi delle proporzioni di quello Ione, iniziano a diventare decisamente importanti, il DPS che ha scaricato all'interno della tana del Barone era massiccio. La valanga di taglie che adesso si manifesta sullo scoreboard di Bergamo non fa altro che premiare una squadra che ha avuto un focus ottimo in questo mid game. Tutta la pressione rivolta attorno a quel Baron, erano diversi minuti che ci camminavano intorno e finalmente hanno deciso di premere il grilletto, chiamare un po' il bluff degli avversari, e la risposta non poteva essere delle migliori. In tutto questo dobbiamo considerare che la composizione a livello proprio di campioni dei Wizards of Miki non è felicissima di dover affrontare la mano del barone. Olaf perde tanto wave clear, Annie perde tanto wave clear, Miss Fortune quindi diventa indispensabile la sua presenza per cercare di abbattere le ondate potenziate, e questo significa che non sei libero di spostare il tuo tiratore in fase di accumulo o in zone franche sulla mappa. In generale è un buff che porta l'Università di Bergamo Clusone ad avere un potenziamento da snowball in questa fase di partita. Se riescono a sfruttare bene i prossimi 2 minuti, hanno di fronte a loro la ricetta per la vittoria. E qualcosa mi dice che lo sfrutteranno molto bene, perché un altro dettaglio da notare è che in quel teamfight, guarda le Summoner Spell di Wizards of Miki, 3 flash utilizzati. Dall'altro lato Bergamo ne ha 4 disponibili. Ai. Non è stato nemmeno un fight che hanno lottato con le unghie e con i denti per la loro sopravvivenza, per la vittoria, anzi Wizards of Miki hanno speso molto di più e hanno ottenuto molto di meno. Sì, era DPS puro. Vedevi Ione e Kai'Sa continuare a tirare destri nel bailamme generale della corsia centrale, dove purtroppo nessuno stava riuscendo a dare indietro abbastanza in questa fase di gioco. Ma vediamo, perché Camille cerca l'1v1 con Gragas. Vabbè, 1v1 con l'assistenza di Olaf alle sue spalle, ma un ottimo barile esplosivo in realtà. Va a lavorare molto bene contro l'ultimatum Hextech, spingendo Camille fuori dalla zona dell'abilità, interrompendo quindi la muraglia che blocca la fuga del malcapitato. Uno dei motivi per i quali stavamo dicendo, Gragas è un matchup che stiamo vedendo in competitivo sempre di più proprio contro Camille. L'antisinergia della suprema di Camille con quella di Gragas. Non puoi uscire tu, puoi far uscire lei. No, se non sbaglio è stato proprio uno dei matchup di un'altra partita dell'LPL stamattina. Sì, sì, un Gragas stop contro Camille che ha avuto un successo relativo, ma quella è un'altra questione. Nel frattempo continua l'assedio, questa volta sulla corsia inferiore, con quella mano del barone
Non è complicato per l'Università di Bergamo Clusone abbattere strutture e continuare a portarsi a casa quante più risorse. Siamo ormai a 47.000 unità d'oro contro le 39.000 del team avversario. Cercano un po' di danno da distanza. Il Rashomon in profondità va a cercare Annie, ma questo è stato un tuffo sul cemento per Some Change, che viene ucciso rapidamente dai suoi avversari. Adesso parte l'inseguimento da parte dei Wizards of Mickey. Occhio all'inserimento di Volibear, è enorme, è in mezzo al fight avversario. Sta cercando di fare lavoro, guadagnare un po' di tempo per Kai'Sa, che riesce a sopravvivere, fare DPS, ma Myron la sta inseguendo. Purtroppo non troverà l'uccisione. Comunque sono ancora in vita i due carry di Wizards of Mickey. Annie e Miss Fortune stanno trovando la loro strada attraverso il teamfight. Top Ragno riesce a sopravvivere per l'ennesima volta con un briciolo di HP. Gualba cerca il tuffo sotto la torre avversaria, ma potrebbe aver appena rischiato un po' troppo. Quickside però decide di non proseguire l'inseguimento, non forzare l'aggressione. Era in status di furia ubriaca, quindi c'era la riduzione danno. Non era necessario andare a ingaggiare in quel momento, perché neanche la torre stava più aiutando dopo la stasi che aveva resettato l'aggro della struttura. Continuano a premere in corsia inferiore adesso Toporagna e Viderim. Volibear riesce ad essere una buona linea di difesa per una Kai'Sa che è riuscita a tornare in salute molto in fretta, cortesia immagino di quello che è il cacciatore famelico, considerando il setup da determinazione principale. Anche perché determinazione principale è molto interessante su Kai'Sa. Ha due possibili build: uccisore di Kraken per il DPS, oppure quel piccolo burst addizionale e riposizionamento che la tempesta impetuosa ti va a dare. Con la tempesta impetuosa è molto interessante il cacciatore ingegnoso, perché ti permette di spammare l'attivabile di quell'oggetto. Invece, con l'uccisore di Kraken, non essendoci attivabili da dover andare a scomodare, il cacciatore famelico è il way to go. Assolutamente. Un ultimo teamfight che quindi ha lasciato l'Università di Bergamo Clusone forse un po' più vulnerabile, un po' più sguarnita di quello che speravano, ma purtroppo il fight non è iniziato nel migliore dei modi. Quell'aggressione di Some Change è stato veramente un po' un tirare troppo la corda. Vediamo se adesso vogliono rifarsi su questa corsia superiore, perché Camille è nelle loro mire. Ancora una volta scissione spirituale darà Some Change la velocità di movimento e i danni bonus per chiudere rapidamente la distanza, ed ecco che chiude Topo Ragno invece la kill con quei danni bonus, proc di passiva, uccisore di Kraken. Gli auto attack di questa Kai'Sa iniziano a fare veramente male, anche perché Kai'Sa, a differenza di quanto molti credono, scala molto bene anche con la letalità. Il danno fisico della pioggia di Kathia, una volta che viene potenziata sui 10 dardi, è massiccio. Sei in grado praticamente di barstare un avversario, e infatti si è vista per tanto tempo a inizio stagione la Kai'Sa dalla mana crepuscolare di Draktar, prima che venisse nerfata la sinergia tra gli oggetti, ma il collezionista rimane. Quell'oggetto è in uno stato di bilanciamento comodo, per non dire disgustoso, però sì, è un oggetto molto forte. E in tutto questo Gualba continua a premere come se non ci fosse un domani. Già, indisturbato, soltanto adesso arriverà Olaf a cercare di porre un po' fine a questa aggressione, ma la torre è già caduta, l'invitore è nudo e occhio perché sulla top lane si continua a spingere liberamente. Mancano però pochi secondi al ritorno del barone. Sembra che l'Università di Bergamo non voglia più dilettarsi troppo vicino alla base nemica. Anzi, si ritirano verso la giungla, puliscono la visione, iniziano a tessere la loro tela in attesa che una mosca si faccia avanti. Eccola la mosca, è una mosca vichinga, ma è una mosca Olaf non abbia di meno abboccato all'amo e purtroppo viene trascinato sulla terraferma senza veramente colpo ferire. Il però fight ancora una volta si evolve forse non nella migliore delle maniere, perché altre uccisioni vengono raccolte ai danni dei carri principali. Quello Ione nuovamente già cade, ma Turbocodigo non riesce a fare abbastanza danni per perforare la penetrazione, o meglio l'armatura di Volibear, che sta guadagnando così tanto tempo per la sua squadra. Un colosso che conduce la carica mentre Topo Ragno ripulisce quello che il suo mid laner non è riuscito a fare. Quattro uccisioni e con questa sono 5, e carneficina per Bergamo Clusone, che potrebbero marciare verso il Nexus, infliggere la prima sconfitta ai Wizards of Mickey. Beh, la strada è spianata, caro Moonboy, ed eccoli lì di fronte al traguardo che vogliono rapidamente andare a tagliare. I Minion vanno ad accompagnare la carica verso le strutture. Crolla il primo tubo di pietra, vanno ad aggredire il secondo, e vanno ad aggredire anche Olaf sotto sfinimento. Troppi danni, troppo poche le guarigioni. Olaf va giù! Infine, ma sembra che abbia guadagnato un po' di tempo. Yage è tornato in vita, Turbogorico tra 2 secondi, ma il DPS di Bergamo si infrange sul Nexus questa volta e c'è poco che possa fermare quella Kai'Sa. Velocità di movimento bonus data anche dalla E, e ecco che si chiude la partita. 1-0 per Bergamo Clusone a condurre la best of 5, la prima sconfitta dei Wizards of Mickey. Però, questo ci dice che effettivamente gli unici cavalieri senza macchie al momento sono rimasti i cavalieri di Trieste. Questo ci dice però che i Wizards of Mickey oggi non hanno fatto i compiti a casa. Ok, che sì, periodo universitario, ci sono state le feste di Natale, quindi era un po' triste chiedere a tutti di studiare, però
ti conveniva farlo se volevi presentarti preparato a questa competizione? E ho visto onestamente l'Università di Bergamo non più in forma degli avversari, più preparata ad affrontare gli avversari. Avevano le risposte giuste, avevano pronti i counterpick, avevano pronte le controrotazioni. Tutta la strategia di Bergamo era tailor made per cercare di affrontare i Wizards of Mickey e ce l'hanno fatta. Già, assolutamente. C'è anche da dire che questa non è la composizione di Wizards of Mickey che abbiamo visto competere per tutte e sei le giornate della fase a gruppi della Amazon University Esports. Abbiamo quindi visto una composizione un pochino ridotta. Abbiamo però anche visto che questa è una squadra molto versatile, molto flessibile. Molti dei loro giocatori giocano anche diversi ruoli, così hanno fatto nelle loro sei vittorie. Quindi chissà che non avremo anche qualche swap di partita in partita all'interno di questa best of five. La carta trappola suba sorpresa. Potrebbe arrivare. E non dico che sia ancora necessario, perché è soltanto una partita, è soltanto una sconfitta e siamo in una best of five, quindi gli avversari devono vincere almeno altre due partite. Però dovesse arrivare un'altra, inizia a sentire un po' la pressione, l'ascia del boia sopra il collo, e quell'accesso in finale, quel biglietto che poteva sembrare così vicino alla tua presa, improvvisamente lo vedi allontanarsi. E qui vedo però anche i Cavalieri di Trieste iniziare a sfregarsi le mani, perché queste sono anche partite che danno un sacco di informazioni, queste sono partite che ti danno la possibilità di studiare i tuoi avversari, e già da questa composizione con Yone Kaisa tendente allo stallo da mid game per poi andare a scalare verso fasi successive è una composizione che devi rispettare e che è anche facile da rispettare. Il ban su Kaisa al momento sembra essere una risposta se vuoi andare a rimuovere corsia inferiore, o altrimenti lascia disponibile Samira e vai per il power trade. Questo potrebbe essere un'opzione, ma l'hai detto, i Cavalieri di Trieste si sfregano un po' le mani, e principalmente perché se Bergamo Clusone dovesse riuscire nell'upset, portarsi a casa la semifinale e avanzare in finale, i Cavalieri di Trieste li hanno già battuti due volte. Il Bergamo Clusone arriva dal loro gruppo, sarebbe una dominazione del gruppo A nell'accesso alla finale, ma i Cavalieri hanno già il curriculum su come si batte un team del genere e come si riuscite a portarsi a casa quelle due vittorie nella fase gruppi. Quindi sicuramente ci sarà bisogno di un level up da parte di entrambe le squadre per chiudere questa serie, ma poi anche puntare gli occhi a domani, che non va mai dimenticato. Ovviamente prima di chiudere la serie ci mancano almeno altre due partite, quindi prima di andare verso il game 2 una breve pausa per noi, ci vediamo qua tra poco.